Bene, colleghi, buon pomeriggio. Avverto in via preliminare che in base alle disposizioni adottate dalla Giunta per il Regolamento, le audizioni informali possono essere trasmesse attraverso la web TV della Camera dei Deputati con il consenso degli auditi, mentre non è prevista alcuna resocontazione. Richiamo quindi l'attenzione della professoressa Randazzo su questo passaggio, su tale forma di pubblicità che sarà disposta ove da parte sua non vi siano obiezioni. Prendo atto che non vi sono obiezioni, dispongo l'attivazione dell'impianto. Ringrazio la professoressa Randazzo per aver accettato di partecipare a questa audizione. Ricordo che la professoressa Randazzo è professore ordinario di istituzioni di diritto pubblico presso l'Università degli Studi di Milano. Coordina nell'ambito del dottorato di quell'università il corso su stato di emergenza e stato di eccezione, poteri e diritti in tempo di pandemia. Con lei siamo quindi interessati in particolare ad approfondire l'inquadramento del concetto giuridicamente inteso nel nostro ordinamento di emergenza. In che misura, in occasione della pandemia, si sia formato un diritto dell'emergenza, quale impatto abbia avuto a suo giudizio la gestione legislativa dell'emergenza sulla qualità della legislazione e quali lezioni trarne per il futuro. Invito pertanto la professoressa Randazzo a svolgere il proprio intervento, che le chiedo cortesemente di mantenere nella durata di 10 minuti, lasciando poi spazio alle eventuali domande che i membri del Comitato ritengono di formulare. Prego, professoressa Randazzo. Del microfono. Grazie Presidente, buongiorno, buongiorno a tutti. Ringrazio di questo invito e spero che sia davvero proprio l'informalità di questo incontro sia proprio l'occasione di un confronto molto franco e sulle problematiche gravi e pesanti che evidentemente questi anni, ma direi forse più in generale, la situazione delle fonti e dei rapporti Parlamento-Governo in questi anni appunto denunciano. Diritto dell'emergenza, che cos'è il diritto dell'emergenza? Io lo lascio con un punto di domanda. C'è un diritto dell'emergenza? Si è formato un diritto dell'emergenza? Io parto sempre da giurista, non si può fare altro che partire dai riferimenti normativi che ci aiutano e ci conducono nella definizione dell'emergenza e non posso non ricordare le norme costituzionali che fanno riferimento in diversi modi, in diverse parti della Costituzione, nella prima e nella seconda parte della Costituzione all'emergenza, sia in riferimento alla tutela dei diritti fondamentali, gli articoli 13, 14 e 21 che autorizzano particolari tipi di forme di limitazione in casi di emergenza, sia ovviamente gli articoli 77, 78 e 120 della seconda parte della Costituzione. Non sto con voi a riprendere, semmai se è di vostro interesse, naturalmente, non sto a riprendere tutto il dibattito che si formò all'inizio del periodo pandemico in riferimento all'utilizzabilità dell'articolo 78, cioè alla riconducibilità anche della pandemia alla guerra e quindi mutatis mutandis all'avvalimento di questo tipo di istituto per la gestione dell'emergenza. Poi appunto è un tema che ormai credo che non so quanto meriti un approfondimento ulteriore, ma questo chiaramente lo si può vedere. Altra precisazione che vorrei fare riguardo al tema dell'emergenza è la definizione che ne dà la Corte Costituzionale, perché partendo dalla definizione della Corte Costituzionale, una sentenza storica, la 15 dell'82 che ben conoscete, si comprende come i termini siano alquanto laschi, non c'è una definizione che, come dire, possa dirsi stringente. La Corte che cosa dice? Dice sicuramente l'emergenza è una condizione anomala e grave, ma essenzialmente temporanea, che richiede l'adozione di una legislazione ad hoc. Allora, se noi intendiamo il diritto dell'emergenza in questa chiave, cioè come la legislazione che è resa necessaria dalle condizioni anomale gravi, sì, allora dobbiamo dire c'è un diritto dell'emergenza, che è però quello, se vogliamo, che disciplina l'emergenza, che regola, che norma le problematiche che emergono dall'emergenza. Naturalmente poi abbiamo, dal punto di vista legislativo, anche altri testi normativi che ci dicono che cos'è l'emergenza e naturalmente quello che è stato evocato in questo contesto è quello che ben conosciamo del codice della protezione civile, il cui articolo 7 ci definisce le diverse tipologie di emergenze e lì abbiamo fatto rientrare alla lettera C, che non sto a ricordarvi, la emergenza pandemica, quindi un'emergenza che ha dei tratti peculiari.
Veniamo, io verrei subito, naturalmente l'analisi della cosiddetta legislazione emergenziale ci obbligherebbe a distinguere delle fasi per poter fare un'analisi dettagliata. Naturalmente in 10 minuti non pretendo di fare questa distinzione, mi limito semplicemente a dire che sicuramente l'avvio di questa, diciamo, della catena normativa emergenziale è la dichiarazione dello stato di emergenza del 30 gennaio, quello è il punto di avvio, e che quella dichiarazione di emergenza evidentemente si riconduce all'articolo 24 del Codice della Protezione Civile. Quindi sembrerebbe l'avvio di questa, della gestione, muovere proprio dal Codice di Protezione Civile, anche in riferimento a quella interpretazione del concetto di emergenza. E tuttavia, salto tutta una serie di passaggi naturalmente, veniamo alla giurisprudenza costituzionale che ha riletto questi 2 anni e così ci aiuta a capire se e in che termini la legislazione emergenziale, quantomeno le fonti che si sono succedute nella legislazione emergenziale, possano o meno ricondursi dentro quel perimetro, cioè il perimetro del Codice di Protezione Civile. Ovviamente la risposta della Corte è no, non siamo dentro quel perimetro, perché la Corte dice ci possono essere modelli alternativi. Sono norme di rango primario, non sono, dice la Corte, fonti rinforzate, di tal che evidentemente si possono stabilire modelli alternativi. Però c'è un'affermazione della Corte che mi colpisce molto, ed è l'affermazione contenuta nel punto numero 8.1.2, in cui la Corte dice che il Parlamento ha coniato un modello alternativo con le leggi di conversione. Questo è un tema sul quale mi piacerebbe molto un confronto. Chi ha coniato questo modello alternativo? Il Parlamento in sede di conversione, in legge, dei decreti legge, questo è il punto. E allora se è così, visto che l'affermazione è molto netta, se è così è gioco forza interrogarsi su come avviene la conversione in legge. Quali sono i tempi, quali sono le modalità e oltretutto tutte le problematiche che ben conoscete su che cosa confluisce poi in sede di conversione in legge. La famosa confluenza di altri decreti legge, le modifiche di decreti legge che è ancora in corso di conversione e così via. Si allinea in qualche misura la Corte Costituzionale già a un parere del Consiglio di Stato reso in la prima adunanza in un ricorso straordinario al Capo dello Stato, in cui sostanzialmente di fatto sposava questo modello, più o meno, mutatis mutandis, perché anche la Corte poi in realtà non lo delinea in maniera precisissima, ma tuttavia quali sono i capisaldi di questo modello sul quale ci possiamo confrontare? Naturalmente la prima cosa da dire è che il modello parte non già dal primo DL, il 6, ma parte dal DL 19, perché naturalmente dopo il DL 6 si era detto ma qui di fatto si autorizza il Presidente del Consiglio a utilizzare, ad adottare atti atipici di fatto che incidono su libertà e su diritti fondamentali, il problema della riserva assoluta di legge eccetera, senza che vi sia alcun tipo di base legale. Invece la Corte dice con il DL 19-2020 le problematiche vengono in qualche misura risolte proprio su questo modello alternativo e dunque anche, sembra da intendersi, conforme a Costituzione. Quali sono gli elementi che rendono questo modello conforme a Costituzione? Li troviamo i passaggi fondamentali della sentenza, sono i passaggi 6 e 8, il punto numero 6 e il punto numero 8 del diritto, anche se poi al centro c'è il 7 che si sofferma sul tema della natura di questi DPCM, ma su lì la Corte resta un po', diciamo, incerta lei stessa. Tipizzazione delle misure di contenimento, e questo è il primo passaggio fondamentale perché in questo modo è coerente, dice la Corte, con l'esigenza di assicurare il corretto rapporto fonti primarie e secondarie. La fonte primaria individua esattamente qual è il tipo di misura, la fonte secondaria attua la misura definita dalla fonte primaria, e questo è il primo tema. Naturalmente poi qui si apre una qualche problematica sul tema del decreto legge che non contiene norme di immediata applicazione, ma su questo poi magari se c'è tempo ritorno. Ditemi qua, io mi fermo non appena voi mi dite. Altro elemento fondamentale per la Corte è la temporaneità delle misure. Temporaneità sì, ma una temporaneità che, come dire, la ripetizione di misure temporanee di fatto stabilizza queste misure, questo già diventa un problema. La Corte dice, però aggiunge, non reiterabili oltre il termine finale dello stato di emergenza. E allora con questa affermazione la domanda che nasce spontanea è, ma questo DL ultimo, 24 del 2022,
che invece di fatto fa operare le misure ben oltre la fine dello stato di emergenza. Anche qui è una deroga, naturalmente abbiamo detto non è una legge rinforzata, quindi legittimo, ma certamente rispetto a una dichiarazione dello stato di emergenza che nasceva nel quadro del codice, qua si va oltre il codice, perché l'articolo, se non ricordo male, proprio l'articolo 24,6 stabilisce espressamente che a completamento, a chiusura della pandemia e dello stato di emergenza, tutto ciò che era di competenza degli organi che hanno operato rientra nella normale amministrazione. Quindi subentrano in tutti i diritti, le amministrazioni ordinarie e competenti subentrano in tutti i rapporti, anche financo quelli giurisdizionali. E qua invece evidentemente si fa una scelta differente. Si fa una scelta differente, e qui faccio soltanto un cenno, ma volentieri se interessa poi lo possiamo riprendere, si fa una scelta molto differente anche sull'istituzione di una unità che è preposta appunto al completamento del piano vaccinale e anche all'adozione di ulteriori misure sempre per il contrasto della pandemia. Quindi un'altra struttura, il cui direttore ha gli stessi compiti che aveva prima il capo del Dipartimento della Protezione Civile. Interessante, diciamo così, è sicuramente una questione sulla quale vale la pena tornare. Naturalmente sulla natura non mi soffermo. Per quanto riguarda i rapporti con le Camere, non, naturalmente il rapporto Parlamento-Governo, noi possiamo guardare il tema della legislazione dell'emergenza sotto due profili. Sicuramente quello della connessione con la forma di governo, dal lato in particolare rapporto Parlamento-Governo, e poi il tema dei diritti fondamentali. Sul tema dei diritti fondamentali, rapidissima, dirò una parola, ma su quello dei rapporti vediamo che l'interlocuzione, questo dialogo con il legislatore, quindi questo coinvolgimento delle Camere, può avvenire in fasi diverse. Sicuramente prima dell'adozione, infatti, e la Corte valorizza questo aspetto, perché c'è l'illustrazione preventiva del contenuto prevista, poi in sede di conversione in legge del DL19, salvo ragioni di urgenza, e qui un po' curioso, salvo ragioni di urgenza, al fine di tenere conto degli eventuali indirizzi dalle stesse formulati, cioè dalle Camere formulati. Quindi ci sarebbe un coinvolgimento preventivo che sembrerebbe in questo caso consentire al Parlamento di recuperare una funzione quantomeno di indirizzo delle scelte del. Naturalmente come ha operato questo, interessante è di fatto comprendere che influenze ci sono state o questo salve ragioni di urgenza di fatto hanno reso questo tipo di interlocuzione poca cosa e hanno reso il Parlamento è riuscito a incidere, perché queste poi sono questioni politiche naturalmente, di rapporti, non più giuridiche, perché la norma c'è, se si applica e come si applica dipende dalle forze politiche naturalmente, ma questo sicuramente è un primo elemento. Altro elemento importante che la Corte valorizza è la fissazione di criteri che orientano la discrezionalità amministrativa, principi di adeguatezza e proporzionalità. Visto che il tempo scorre, faccio qui immediatamente l'affondo per me più critico, perché principi di adeguatezza e proporzionalità che cosa sono? Domanda ulteriore, come li definiamo principi di adeguatezza? Naturalmente volta per volta, caso per caso, ma questi criteri poi diventano fondamentali ai fini della sindacabilità dei diversi provvedimenti e il tema della tutela effettiva giurisdizionale nei confronti dei singoli che si vedono ledere o comunque limitare o addirittura sospendere, tra virgolette, le libertà fondamentali. Quindi c'è un tema di adeguatezza e proporzionalità e questo è un punto sul quale forse il Parlamento dovrebbe dire qualche cosa. Come ben sapete, diritti fondamentali, non c'è una gerarchia tra diritti fondamentali. Questo è pacifico, giurisprudenza costituzionale consolidata, anche corti europee, Corte di Giustizia, Corte europea di diritti dell'uomo. Non c'è, è sempre oggetto di bilancio, il rapporto è oggetto di bilanciamento. Bilanciamento tra diritti, bilanciamento tra interessi generali e diritti fondamentali. Ma l'opzione a cui noi abbiamo assistito, sia negli atti che anche nel dibattito, qual è stata? È stata il diritto alla salute, qualcuno aveva detto è l'unico diritto fondamentale, in realtà è ben vero che non è l'unico diritto fondamentale, certamente però è stato ritenuto essere il diritto fondamentale che gerarchicamente prevaleva dal punto di vista sostanziale, tant'è che in tutte le difese dell'Avvocatura dello Stato in giudizio che mi sono trovata di fronte, d'altro canto c'è il principio di precauzione, il diritto alla salute comunque è il diritto fondamentale, tutto il resto
E allora, adeguatezza e proporzionalità che cedono di fronte al principio di proporzionalità. Che cosa ne risulta? Ne risulta che di fatto non c'è possibilità di sindacare sostanzialmente, poi naturalmente caso per caso c'è stata la possibilità dal punto di vista formale, ma i DPCM che duravano 15 giorni e che si, di fatto si riunivano sempre con una catena infinita, 15 più 15 più 15, sostanzialmente cristallizzavano una determinata disciplina, ma rendendo la tutela giurisdizionale indubbiamente più difficile, proprio in ragione di questa temporaneità della misura. Una temporaneità che in realtà non è la temporaneità rispondente alle esigenze connesse all'emergenza, ma una temporaneità che di fatto aveva come unico effetto quello di rendere più difficoltosa appunto la tutela giurisdizionale. Quindi il tema della fissazione dei criteri, la Corte dice sì, adeguatezza e proporzionalità sono criteri, anche andando a rileggere la giurisprudenza del Consiglio di Stato in materia, la giurisprudenza della Corte Costituzionale, diciamo che non sono canoni che davvero riescono a governare e a indirizzare in maniera stretta la discrezionalità amministrativa o normativa amministrativa. Sul tema della natura di questi DPCM si è detto tanto, la Corte Costituzionale parla di atti necessitati diversi dalle ordinanze necessitate, ma non vorrei mettermi a fare una disquisizione diciamo accademica sul punto. Quello che pare è che questi DPCM, che sono di attuazione dei DL, DPCM di attuazione dei DL, sembrerebbero naturalmente avere valenza normativa per lo più, o quantomeno ibrida normativa e amministrativa a seconda delle diverse disposizioni. Allora la domanda è: perché usciamo dal perimetro invece classico del rapporto fonte primaria, fonte secondaria con la potestà regolamentare, che consentirebbe e avrebbe consentito anche una stabilizzazione delle misure? Vado ancora veloce, il decreto legge, e chiudo, così poi possiamo fare la... Allora, sono state fatte call for paper internazionali su come è stata gestita la pandemia nel mondo, e tutti hanno rilevato naturalmente il ruolo centrale dell'esecutivo. Ora, questa risposta, diciamo, degli studiosi sul tema si inserisce già su un processo in cui di fatto, per via della globalizzazione, la verticalizzazione del potere, eccetera, questo tipo di centralità è già sotto gli occhi di tutti da diverso tempo, noi potremmo dire già a partire dagli anni 90, nei cicli che si sono. E allora il DL che cosa è diventato oggi? Perché l'approccio che si può avere è duplice, è quello di dire: ma esiste una, è un atto, naturalmente le fonti sono tipiche, c'è una tipologia di DL, quella è, e quelle che vediamo sono altro rispetto a quella, sono tutte delle forme o di abuso o di aberrazione o comunque di deviazione rispetto al modello. L'altra e forse più stimolante suggestione che vorrei lasciarvi, ma che la dottrina ha già arato da tanto tempo, ma forse esistono diverse tipologie di decreto legge, e forse il decreto legge in realtà, di fronte a diversi decreti legge, occorre andare a distinguere quelli cosiddetti appunto ordinari, che sembra ridicolo, no? Sembra un paradosso dire che un decreto legge è ordinario, e tuttavia li conosciamo bene, il decreto fiscale, il decreto mille proroghe, no? Sono decreti che sono ricorrenti. E allora quelli in che cosa si convertono sostanzialmente? In un disegno di legge governativo, di iniziativa governativa rinforzato, cioè che prevede un canale veloce per il governo per ottenere l'approvazione di quel testo. Quando parliamo invece dell'emergenza, e in particolare appunto della legislazione dell'emergenza, allora invece il nostro focus va sui decreti legge veri, quelli originari, cioè i decreti legge straordinari, quelli che risentono appunto di quella impostazione dei nostri padri costituenti. E allora su questo punto i decreti che sono stati adottati certamente non rispondono appieno, anche se nella logica dei costituenti quelli erano sicuramente lo strumento. Perché? Perché appunto, come dice la stessa Corte Costituzionale, quando interpreta degli anni dopo il 2010, dal 2012 in poi, il rapporto tra la legge 400 dell'88 e l'articolo 77, dice: ben vero che l'articolo 15 ha rango fonte di rango ordinario e non è rinforzata, e tuttavia non fa che esplicitare ciò che è già nella logica del decreto legge. Quindi la immediata applicabilità e l'uniformità, l'omogeneità dell'oggetto sono elementi che, pur non essendo espressi nel testo costituzionale, lo riempiono di contenuto.
Chiara, fatte queste affermazioni, naturalmente qui si apre il dibattito su tutte le deviazioni da questo modello. Grazie. Bene, grazie professoressa Randazzo. Colleghi, io non ho interrotto la professoressa Randazzo, consentendole di parlare qualche minuto in più di quanto avevamo previsto, perché mi sembra che abbia addirittura origliato i lavori del comitato della legislazione, per quanto sia stata puntuale e direi sì, ha sintetizzato in circa un quarto d'ora anni di dibattito parlamentare. Io, prima di dare la parola ai colleghi, desidero insomma darle solo due precisazioni, diciamo, di ordine politico. Lei ha citato il decreto legge 19, che di fatto è stato un po' una conquista trasversale da parte dei gruppi, perché con quel decreto quantomeno si impegnava il governo a informare il Parlamento rispetto al contenuto di un DPCM, in questo caso con una risoluzione e quant'altro. Se poi faccio un riferimento ancora più attuale, guardiamo al decreto sulla guerra in Ucraina, noi siamo riusciti quantomeno sempre a livello trasversale a fare in modo che il Parlamento venisse informato ogni tre mesi quantomeno dal Ministro degli Esteri e dal Ministro della Difesa, perché altrimenti abbiamo diciamo un Parlamento sostanzialmente bypassato, proprio per i motivi che lei diceva. Bene, colleghi, qualche quesito alla professoressa Randazzo? Onorevole Dori, parte lei. Prego. Sì, grazie Presidente. Anzitutto ringrazio la professoressa Randazzo, infatti stavo pensando che tutte le sollecitazioni che ci ha dato in realtà meriterebbero una riflessione. Difficile effettivamente adesso formalizzare, ok, qualcosa di... Però un quesito mi veniva, una riflessione, infatti sono andato poi a cercare la sentenza, la 15 del 1982 della Corte Costituzionale. Infatti lì è contenuta, diceva, la definizione di emergenza, quindi con termini ampi, però sostanzialmente la definizione è condizione anomala e grave, ma temporanea. Quindi riflettevo sul termine temporanea, nel senso che il temporaneo deve essere una presunzione, cioè nel senso che nel momento in cui c'è una situazione appunto anomala e grave, il fatto che sia temporanea, io non lo so ex ante, ma cioè lo scopro dopo, che effettivamente era una situazione, perché ad esempio di fronte a una pandemia non potevamo sapere quanto poteva durare un mese, sei mesi, 10 anni, però potrebbe essere anche un termine molto ampio. Quindi quel termine temporaneo deve essere legato appunto alla condizione o soltanto alle misure, cioè ad esempio le misure temporanee con DPCM che poi viene rinnovato più volte. Ecco, quindi un po' questa è la riflessione, perché... Poi sempre la sentenza, sono andato a vedere adesso, dice: ne consegue che essa legittima sì misure insolite, ma che queste perdono legittimità se ingiustificatamente protratte nel tempo. Quindi ecco, il quesito sostanzialmente è questo, il concetto di temporanea. Lo possiamo valutare solo ex post, però quindi andando a ritroso a giustificare anche la legittimità costituzionale delle misure, oppure in qualche modo è possibile farlo ex ante, quindi con una sorta di presunzione? Questo è il quesito. Probabilmente ne sarebbero emersi altri di quesiti, perché sono davvero interessanti tutte le sue riflessioni, ma adesso non ho tempo di elaborarle proprio. Ma la ringrazio invece per questa puntualissima domanda, perché... Professoressa, mi scusi, perché se ci sono altri colleghi magari mettiamo insieme le domande, così le diamo l'opportunità di essere più organica nella sua esposizione, pregandola di avvicinarsi però per la diretta web di più al microfono. Intanto salutiamo anche il vicepresidente Sarro. Onorevole Tomasi. Salutiamo anche l'onorevole Ceccanti. Grazie mille, e grazie naturalmente per la disponibilità e anche... l'illustrazione, come diceva l'onorevole Butti, sembra quasi che le abbia origliato nelle segrete stanze del Comitato per la Legislazione. E, invece per me il problema è a monte, è un altro. Cioè, mi chiedo, poiché non è oggetto di regolamentazione,
l'emergenza sanitaria, perché quando si parla di emergenza, ovviamente appunto anche la nostra Costituzione, l'unico stato di emergenza di cui parla è lo stato di guerra. Per cui mi chiedo se in questo caso non vi sia stata, mi passi la domanda, una violazione proprio delle norme costituzionali, perché questo stato di emergenza è stato dichiarato in base ad una legge ordinaria, che peraltro appunto è la legge della protezione, del codice della protezione civile, che nulla prevede in materia, e quindi un'applicazione impropria in tutti i sensi. Questo è il mio pensiero, la mia domanda. Secondo lei è così? Io le dico anche che ho presentato infatti una legge, una PDL costituzionale, nella quale appunto ho chiesto di inserire in Costituzione anche la regolamentazione dello stato di emergenza laddove sia di tipo sanitario, proprio perché questo comporta una limitazione notevole dei diritti costituzionali, quindi mi sembra opportuno, soprattutto vista l'esperienza, che questa norma, che ci sia una norma costituzionale a determinare le modalità, i presupposti, ma soprattutto ad evitare quello che è successo oggi, che il Parlamento fosse un po' esautorato dalle proprie funzioni. Grazie. Grazie onorevole Tomasi. Altri interventi? Prima poi di consentire alla professoressa Randazzo di rispondere organicamente. Allora, se non ci sono altri interventi, diamo la parola alla professoressa Randazzo. Prego. Ma dunque, anzitutto ripeto, ringrazio per la domanda, perché mi consente di segnalare forse il tema dei linguaggi oggi, dei linguaggi giuridici e della sovrapposizione di diversi linguaggi è cruciale. Qui nella sentenza della Corte il termine temporaneità, in questo caso ex ante, ex post, non ha questa valenza, mi pare, adesso il testo, ma ne ha un'altra, e che è quella di segnare la distinzione tra lo stato di emergenza e lo stato di eccezione. Cioè la temporaneità vuol dire che c'è una disciplina che poi viene meno perché si ritorna. L'obiettivo della disciplina emergenziale è la conservazione di ciò che c'è, non è una rottura, non è un cambio costituzionale l'obiettivo. Quindi l'idea della temporaneità è per segnare semplicemente che è necessario in quel momento disciplinare, proprio perché ci sono quelle contingenti esigenze che esigono una normazione ad hoc, ma poi si ritorna allo stato di normalità, che è quello vigente. Mentre se non ci fosse questo elemento della temporaneità, allora si potrebbe dire che lo stato di eccezione è per il superamento. Ora c'è grande dibattito, anche all'inizio di questa pandemia c'è stato un grosso confronto in dottrina, Zagrebeschi sosteneva a gambe, avrete letto ampiamente, no, su questo tema, siamo o non siamo stato di eccezione, stato di emergenza. Io direi che, senza entrare nei dibattito, che poi ovviamente consente letture differenti a seconda dei contesti e delle prospettive, e anche delle opzioni culturali ideologiche, quello che mi pare è che in quella sentenza quel temporaneo non sia tanto a segnalare, cosa che non si può giustamente, perché chi può sapere quanto dura una certa emergenza, ma anche con quella più banale di un terremoto, banale tra virgolette, diciamo quella più prevedibile, perdonatemi, del terremoto, ma certamente non si può sapere l'impatto complessivo, quanto durerà, no? Chiaramente quindi la temporaneità è sempre una valutazione che puoi fare ex post, ma quello che però è fondamentale è che l'obiettivo della legislazione emergenziale è quello poi di ritornare alla situazione precedente, non di modificare gli assetti. È per questo, secondo me, che questo DL24 presenta qualche aspetto problematico, quantomeno, perché qui alla normalità di fatto finisce lo stato di emergenza. È vero che si opera in un regime che è diverso da quello del codice di protezione civile, però il 24,6 ha una sua logica in questo contesto. Quindi se è finito lo stato di emergenza si ritorna appunto all'ordinaria amministrazione, non si prevedono strutture ancora una volta derogatorie ed eccezionali rispetto e per ai fini della gestione della, perché allora diventa problematico. Invece, con riguardo al dibattito sull'articolo 78 e quindi all'idea di introdurre una norma costituzionale, io devo dire, parlando non tanto, diciamo così, guardando il diritto dal basso, non come professore o come, ma guardando dal cittadino, no?
che la soluzione di tutti i problemi che ci si trova ad affrontare passi per le riforme costituzionali, io ho qualche dubbio. Per quanto comprenda perfettamente la sua posizione e mi renda perfettamente conto che una volta che il decreto legge diventa ordinario, allora certo che c'è bisogno di una disciplina che definisca il perimetro dell'emergenza. Quindi posso capire che effettivamente oggi l'esigenza di definire i principi su cui una qualunque possa essere un passaggio dal quale un passo dal quale muovere. Tuttavia, nella logica che invece ho cercato di descrivere prima, gli strumenti ci sono. E si tratta semplicemente forse di mettere a punto alcuni correttivi, in particolare sul ruolo del Parlamento. Io non credo che il Parlamento possa recuperare il ruolo, quella centralità che i padri... No? Ma perché è cambiato il mondo? Perché, e quindi deve ritrovare una propria identità e un proprio ruolo dentro questo contesto, non già dicendo all'osservatorio, insomma, tutti i rapporti, no? La decretazione, abuso della decretazione d'urgenza, anni 90 storici, le sentenze della Corte Costituzionale, ma siamo ancora qui, no? Le cattive prassi sulla decretazione d'urgenza. Ma come io... facendo uno sforzo di immaginazione, cercherei invece di capire come può il Parlamento, naturalmente fatte salve le dinamiche squisitamente politiche, come può, quali strumenti ha per recuperare centralità. E secondo me il Parlamento oggi recupera centralità con la funzione di indirizzo, sicuramente, e di controllo. Indirizzo e controllo. Tutti gli strumenti di cui il Parlamento si può dotare per valorizzare questo tipo di attività, secondo me sono quelle che possono fargli recuperare un ruolo nella dinamica, nel rapporto Parlamento-Governo. L'idea che la decisione possa ritornare alle Camere, non importa, non è questo il tema. Una riflessione sulla quale mi interrogo da diverso tempo è: la legge nasce per durare nel tempo, è stabile, no? Entra in vigore ed è destinata a durare. Qui il problema oggi, semmai, è proprio il tema della delegificazione, cioè quello che è più l'impatto ulteriore della pandemia sul sistema delle fonti, è un aggravamento ulteriore di una legislazione di rango primario, di un sistema delle fonti di rango primario che è ormai è completamente ingovernabile, ma anche per gli addetti ai lavori, cioè i decreti legge che modificano norme di altri decreti legge che sono in corso di conversione, la confluenza in sede di conversione di altri, cioè, capite che è veramente complesso, no, questo modo di operare, e la necessità di, al di là delle necessità connesse all'emergenza pandemica, ma molte delle misure contenute erano misure che avrebbero potuto trovare una loro stabilità e potevano addirittura non essere contenute, non tutte andavano ad incidere su diritti fondamentali, non tutte erano espressione quindi del principio di legalità necessario ai fini poi dell'ottemperanza e della coerenza rispetto alle garanzie della riserva di legge. Quindi probabilmente bisognava distinguere tipologie di norme da altre tipologie di norme. Però certo, una riforma costituzionale, io ripeto, quello che invece il Parlamento secondo me dovrebbe fare di più, se possibile, se valorizzare il ruolo delle commissioni, in modo anche in sede di conversione da poter essere molto più incisivo nel controllo, naturalmente, eventualmente, perché no, istituire organismi ad hoc che consentano di valorizzare la funzione del Parlamento in questo senso, e per evitare, se volete, in qualche misura la costrizione, facemmo il conflitto di attribuzioni quando appunto il Parlamento fu costretto ad esaminare la legge di bilancio 2019-20, no, in tempi così rapidi. La Corte disse: ma lì in realtà, finché non c'è un evidente e non c'è il conflitto, non c'è la lesione. Ma allora perché non valorizzare l'analisi congiunta dei testi Camera e Senato?
perché non organizzare la disamina invece che questo monocameralismo casuale o alternato, che dir si voglia? Perché non pensare invece di organizzare delle commissioni che esaminino insieme i testi, in modo che nessuna, né una Camera né l'altra, venga in qualche misura deprivata della discussione? No, voglio dire, si possono trovare, e secondo me se c'è una chiave importante da valorizzare è il diritto parlamentare dell'emergenza, cioè valorizzare tutti quegli strumenti che già ciascuna Camera ha o che potrebbe invece introdurre proprio per ottemperare al meglio questo ruolo. Poi sicuramente la Costituzione può far tanto, ma dal basso quello che manca secondo me è invece piuttosto la valutazione delle policy, cioè capire quali sono gli effetti delle norme, andando proprio a vedere se gli obiettivi che quelle norme si prefiggevano sono stati realizzati, con che qualità finale della normazione. Perché lo studio in astratto del numero delle fonti, di come si compone oggi del sistema, ormai sono lavori che fanno benissimo, ci sono centri di studio, rapporti. Ormai lo sappiamo qual è il rapporto tra le fonti. Quello che invece forse non si fa è capire ciò che può essere oggetto di delegificazione per rendere il sistema normativo primario decisamente più essenziale, e qui il Parlamento può recuperare. Le leggi cornice, per esempio, io sono un'affezionata di questo, le leggi organiche, leggi cornice, cioè leggi che indirizzano, appunto. Quindi una funzione di indirizzo politico che passa attraverso leggi cornice. E così anche dal punto di vista dei rapporti con le regioni, il Parlamento, e l'uniformità necessaria viene resa proprio dalle leggi quadro, non se ne fanno più. Leggi quadro non se ne fanno più. No, voi potete dire, beh certo, continuiamo a inseguire i decreti. Esattamente, no? E capisco perfettamente, però è un gatto che si morde la coda, perché d'altra parte finché non ci sono le leggi cornice il governo va avanti a operare in questo modo. Bene, colleghi, se ci sono, intanto saluto anche l'onorevole Corneli che mi era sfuggita all'appello, se ci sono osservazioni vi prego devono essere rapidissime per consentire poi rapidissime risposte, perché poi ci sono altre commissioni che stanno lavorando in questo momento, altrimenti ci avviamo alla conclusione. Io desidero ringraziare la professoressa Randazzo, perché veramente sembra che abbia origliato i lavori del Comitato degli ultimi tempi, per la puntualità e la precisione con cui è intervenuta, anticipando anche questioni, e parlavo poco fa anche col dottor Frangioni, che noi andremo a riprendere nel prossimo parere che il Comitato esprime. Vede, lei ha toccato argomenti per noi sensibili, come gli organismi ad hoc, c'è già un pregresso al Senato che poi vabbè, si è arenato, ma indubbiamente è un suggerimento che noi intendiamo tesaurizzare, insomma, sotto questo punto di vista. E certamente il Parlamento non ha tempo per riforme costituzionali, perché la legislatura volge ormai al tramonto, però qualche ragionamento sui regolamenti, come dicevamo poco fa, indubbiamente noi andremo a farlo. Poi, e concludo, la questione delle leggi cornice o leggi quadro sarebbe per noi fondamentale e importante, ad esempio sul PNRR, esatto, che pur non essendo un'emergenza deve rispondere a delle agende che sono a noi imposte, però quantomeno in un quadro di chiarezza che consenta anche al Parlamento di offrire atti di indirizzo e poi ovviamente di controllo. Bene, noi ringraziamo la professoressa Randazzo, e il comitato è già convocato? No, quindi questa settimana credo che il comitato non si convocherà, quindi ci vedremo la prossima settimana. Grazie a tutti. Grazie a voi, arrivederci.